questo periodo. Ho 1, 2, 3, 4, 5 cosine da farvi vedere, quindi inizio subito. Allora, il primo mi sbrigo perché ho anche poca batteria e mi scoccia farla caricare. Comunque, il primo prodotto promosso, lo conoscete, credo sì, abbastanza, è il rossettino Haim di Pupa, questo in particolare il numero 201, che è quello che ho indosso anche in questo momento. Praticamente è un rossetto che a me piace moltissimo perché è un rossetto molto pigmentato, però nonostante questo non secca le labbra, non ha un finish opaco, però resta leggermente lucido. Nonostante questo è pigmentato, non fa quell'effetto che se ne mettete troppo fa l'effetto, insomma, che si vede l'eccesso di prodotto. Quindi anche se voi ne mettete moltissimo per fare l'effetto appunto pigmentato, questo è il colore, sembra che voi ne abbiate messo un velo. Nel corso poi delle ore non va nelle rughette, non sbava. E altra cosa che mi piace moltissimo di questo rossetto è che io ci mangio e ci bevo tranquillamente, e nonostante sia un colore molto chiaro e quindi non lascia una tinta, resta comunque sulle labbra dopo che io ho mangiato e ho bevuto. Certo, nella parte centrale delle labbra va via, logicamente, però devo dire che rispetto a tutti gli altri rossetti che io ho sempre provato, di altre marche ovviamente, e di colori naturali, questo è quello che rimane di più di tutto. In generale di questo rossetto mi piace tutto. Ha un odore anche gradevole, non troppo dolciastro, però è un odore gradevole, sì. E questo costa, l'ho pagato circa 13 euro d'acqua e sapone. Forse questo può essere l'unico difettuccio. Mi piace il packaging, la durata, il finish, quindi promossissimo. Altro prodotto che mi piace moltissimo è questo smalto dell'Astra, My Luck, smalto per unghie, vabbè, ovviamente. Questo è il numero 14, Maxi Brush. Mi piace tantissimo, questo me l'ha regalato Cotton Candy un annetto fa ed è ancora perfetto. L'ho messo un bel po' di volte questo periodo. Come vedete è ancora bello liquido, bello intenso, non si è seccato minimamente. Il pennellino è molto ampio, io con un paio di passate in questo modo, cioè, copro tutta luce. E la cosa che me lo fa promuovere proprio è che con una passata è coprente, quindi copre tutta l'unghia e mi piace moltissimo per questo motivo. Quindi promosso anche questo. Altro prodotto è questo ombretto, vabbè, lo conoscerete tutte, è molto famoso. È questo, l'ho provato per la prima volta un paio di settimane fa, però me ne sono innamorata. È Occhi di Gatto, ombretto minerale della Neve Cosmetics. Io ho preso il formato mini, però vabbè, il prodotto comunque è quello. È l'ombretto più nero che io abbia mai trovato in circolazione, sia nelle palette sia ombretti mono. Non a caso si chiama Occhi di Gatto. È intensissimo, lo uso al posto anche della matita nera addirittura. L'unica cosa, magari se posso trovare un difettuccio, è che appunto se ne mettete tanto poi vi fa tutto il fallout qui sotto, però è l'ombretto più valido, più nero, più intenso che io abbia mai trovato in commercio, quindi promosso anche lui. Ultimi due prodottini che vi mostro. Uno è un pennello ed è questo qui, è da sfumatura barra angolare. Lo uso come pennellino da correttore. Questo in particolare viene dal set di 4 pennelli di Dress Link, ha un prezzo, comunque tutto il set di 4 pennelli, veramente irrisorio, quindi si può tranquillamente prendere. Gli altri pennelli non li uso tanto, tanto spesso, ma questo è diventato il mio pennello ufficiale da correttore, però per quanto riguarda le occhiaie, perché essendo con questo taglio angolato va perfettamente a coprire tutta l'area del contorno occhi, e tra l'altro rende anche molto pigmentato, cioè aumenta la coprenza del correttore, proprio perché ha le setole molto fitte. Quindi lui, ottimo pennello veramente. Invece, come ultimo prodotto, questo è per le guance e per le labbra, è il Glow Touch Lips & Cheeks 105 nella tonalità Analogic Nude. Questo credo, vabbè, ovviamente dal packaging, che sia un'edizione limitata, però me l'ha regalato Elisa, cui mando un bacione enorme. Mi ha fatto questo regalino quando ci siamo viste insieme al famoso pigmento MAC che io amo alla follia. L'unica pecca di questo prodotto è che è molto difficile da aprire. Ha la confezione di latta veramente carinissima, che io terrò una volta finito il prodotto, anche se credo durerà moltissimo perché ne basta veramente una quantità minima. Ecco, ci vuole abbastanza tempo per aprirlo. Io
Comunque il problema dell'apertura difficoltosa riguarda un po' tutti, un po' tutte queste tipologie di prodotto, perché anche con l'altro che non era edizione limitata, no, anche quello era l'edizione limitata, però credo difficoltà immane ad aprirlo. Comunque il prodotto in sé è ottimo. Questo è il appunto prodotto. È un blush barra rossetto in crema. È mi piace tantissimo. Beh, a parte il colore che può sembrare chiaro, però io sulla pelle già l'ho provato moltissimo, già sulla pelle abbronzata comunque si vede, ma io che sono pallida comunque credo che mi starà veramente, insomma, bene sulla mia pelle, perché anche se è chiaro, comunque essendo chiarissima di pelle, risalterà molto. È un color rosa antico con una punta proprio di pesca, mi piace moltissimo. Vabbè, a parte è molto cremoso, non fa macchie, si applica e si sfuma soprattutto facilmente, e stranamente, sapete, i blush in crema non è che durano molto, questo invece dura moltissimo, esattamente come l'altro. Sarà la formulazione in particolare, però mi piace moltissimo. Ovviamente l'unica cosa, anche sulle labbra è molto confortevole, non le secca per nulla. Appunto, come dicevo, l'unica pecca è l'apertura abbastanza ardua. Comunque questi erano tutti i prodotti promossi, sono pochi ma sono buoni. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!